La famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E come accade in quei 30 anni a Nazareth, così può accadere anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio. Far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia. È stata la famiglia di Nazareth protagonista del consueto appuntamento del mercoledì. All'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato che il Figlio di Dio è nato per salvare il mondo in una periferia dell'Impero Romano, non in una grande città, ma ai margini, in un luogo quasi invisibile e piuttosto malfamato. E proprio qui Gesù è cresciuto nella normalità per 30 anni, lavorando con Giuseppe, partecipando all'ascolto delle scritture, alla preghiera dei salmi e in tante altre consuetudini della vita quotidiana. La famiglia di Nazareth, ha rimarcato il pontefice, era una famiglia reale e così ancora oggi tante mamme potrebbero apprendere dalle premure di Maria, tanti papà potrebbero ricavare dall'esempio di Giuseppe, uomo giusto che dedicò la sua vita a sostenere e a difendere il bambino e la sposa nei passaggi difficili. Così come i ragazzi, ha concluso Papa Bergoglio, potrebbero essere incoraggiati da Gesù adolescente a comprendere la necessità e la bellezza di coltivare la loro vocazione più profonda e di sognare in grande.